l'acquagetto. Mettiamo la manetta! Per tutti gli squarci temporali! Look at it! Look at it! Sì, va bene. Il regno dei funghi del passato è diventato un geyser. Sono tornata normale. Sono spariti anche i funghi viola. E vai. Ehi, sta piovendo. Che incredibile. Che bello. Siamo tornati normali. Evviva. E vai. Ehi, svegliati tu. Lasciami dormire. Sono un genio! Il liquido dell'acquagetto ha la stessa composizione chimica delle lacrime di bambino. Lo stiamo usando per annaffiare il cielo del regno e curare così i funghi shrub. Sono un genio. Sono esterefatto. Gli shrub sconfitti dalle lacrime di bambino. Che cosa incredibile. Il mio tesoro! Principe Bowser, basta! Torniamo a casa! Eccomi di nuovo qui! Ma scusami, come gliel'hanno detto nel... Ah beh, sarà stato valigiotta. Ehi, anche la macchina del tempo è tornata a funzionare. L'ho progettata per utilizzare l'energia delle brecce temporali. Professore, ha funzionato, cos'è successo? Sì, ho messo in atto il piano appena ho ricevuto le informazioni da valigiotto. Esatto. La pioggia di lacrime di bambino ha fatto sparire i funghi shrub in un batter d'occhio, mitico! E con questo anche le ultime tracce di shrub sono sistemate, e vai! Bene, è ora di tornare al nostro tempo! I due maestri Todd saranno fuori di sé dalla preoccupazione! Taran tan 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 taran! Questo è il nostro ultimo viaggio nel tempo! Castello di Peach, regno dei funghi, del presente. Che fatica, però c'è qualcosa di interessante da vedere nel castello. Non preoccupatevi, la vediamo più tardi, mi troverete al solito posto! Oh, principessa! Oh, mia cara, siete sana e salva! Grazie, dobbiamo tutto a Mario e ai bambini. E io? Principessa, venga da questa parte! E che cavolo, nessuno che mi dà mai delle riconoscenze. Mario, bentornato! Mario, sei il migliore! Sei un mito, Mario! Grande, Mario! Ottimo, Mario! Bentornato! E io? Luigi, ben fatto! E vai! Sei stato gentile ad andare a trovare Mario nel passato. Adesso puoi tornare al tuo dolce far niente. Fate schifo, vi odio tutti. Stavamo scherzando. Bentornato Luigi. Ragazzi, pronti? Ehi Luigi! Bentornato! E vai! Siete stanchi? Venite da questa parte. Chissà se c'è un segreto ultimo del gioco. Ne dubito. Penso che questo sia il finale finaloso. Oh! Avete salvato la principessa e il regno! Ben fatto, signorini! Signor Mario! Signor Luigi! Signorino Mario! Signorino Luigi! I miei più sentiti ringraziamenti per aver salvato la nostra amata principessa Peach! Signori, da questa parte vi devo chiedere un grosso favore! Tra poco, molto poco, dovrò salutare me stesso quando ero giovane da Aitante. Ah, sembra che tu non vedo l'ora di liberarti di me, vecchio fungo. Eh sì, ops, no, per niente, ma cosa ti viene in mente? Qualcuno mi spiega che ci fa qui questo qua? Neanche per il nome. Ma è caduto dall'alto ed è finito nella breccia temporale, poi è spuntato nel giardino del castello. Da allora è rimasto sdraiato qui come una cozza. Beh, non è vero. Fino a prima c'era il professore con i suoi strumenti e lui non c'era. Signor Mario, c'è niente che possa fare. Che so, non può saltare sopra qualcosa? Non lo so. Effettivamente potrei farlo. Ci penso io. Svegliati. Svegliati. Ehi, che ci fai tu qui? Ah, Baby Luigi, cos'è quello strano fungo? Un corpo. Devo trovare un corpo. Yum.
Che schifo. Lesnar? Cazzo. Sono potentissimo, sono viola. Ecco, questo scontro è particolare. Mi sento invincibile. Mi sento una gran forza nella pancia. Che diavolo mi avete fatto mangiare? Qualsiasi cosa sia, grazie. Ma chi se ne frega, mi sento rinato. Combattiamo. Luigi! Mario, baffetto verde, e anche voi due pompanti, siete finiti! Ho i pidocchi! Fumo viola! Ecco, questo scontro è veramente particolare, ed è un filo faticoso veramente farlo. Ehi, ascoltate! D'ora in poi non avrete possibilità di attaccarmi! Con la mia potenza vi ridurrò in polpette, perdenti! Prendete questo! Va bene, Bowser, combattiamo allora! Quanto la detesto sta fase di gioco! Perché è tutta schiva-schiva e non puoi fare nulla! Niente attacchi! Per fortuna, non dura molto perché, come vedete, molti colpi tolgono uno intero e gli altri fanno solo metà. Non ho visto chi attacca chi. Perfetto. Perfetto, evitati tutti. Luigi? Mario? Perfetto, siamo già a metà dell'opera. Non potete schivarli tutti! Luigi, Luigi, Luigi. Tutti da Luigi vanno? Aia! No, troppo presto, Gigi! Cavolo, erano quattro colpi, tre ne ho presi, stupido. Questo era facile. Dai, solo altri quattro colpi, per favore. Mario? No, cavolo! Mario, Mario? Ok, dai che ci siamo. Manca uno e mezzo. Moscerini! Luigi? Mario, Luigi, Luigi. Ok, Mario, Mario. Ok, forse. No, troppo presto. Cavolo. Cavolo, per uno. Ti prego, ancora uno, Bowser. Madonna mia, abbiamo vinto, ma va per culo questa parte. Cosa? E Bowser fu sconfitto senza fare nulla. Yahoo! Vittoria! Vai! Avete salvato il regno! Oh, vecchio me! Abbiamo avuto qualche divergenza, però doverti dire addio mi rende comunque triste. Giovane me, prenditi cura della giovane principessa Peach. Non voglio che si separino! Ah, Baby Peach, mi saluti con un sorriso. Per l'ultima volta! A vita, maestro! Baby Mario, Baby Luigi, grazie per aver salvato me e il regno. Prendetevi cura di me e del maestro Todd del passato. Certo, e vai. Ciao. Che c'è? Prendi. Questo serve a te. Grazie. E vai, ho il martello. Ciao ciao. Non voglio andarmene. Eh no, devi tornare al tuo tempo, Baby Luigi. Ci dobbiamo separare. Ma io non voglio. Andiamo all'avventura. No, devi andare.
Ci dovremmo rivedere più avanti fra almeno altri 30 anni. Non ti preoccupare, crescerai bene, lo so. Lo so, lo spero. Bye bye. Non voglio andarmene. Stavo bene con me stesso. Tieni un biscotto. Yahoo! Ciao ciao. Tieni il martello allora. Aia, che male. Luigi che se la piange. Ti pronti? Ciao, ci vediamo. Cara principessa Peach, è diventata così bella. È stato un onore conoscerla. Signor Mario, signor Luigi, grazie di tutto. Continuate a prendervi cura della principessa. Certo, lo faremo. Sai quante volte ancora dobbiamo salvarla, eh? Ciao, addio. Giovane me, su con la vita. Bimbi, grazie. Ah, erano quelli... La macchia del tempo di Dragon Ball. E con questo abbiamo completato anche Partners in Time. Sono veramente contento perché Partners in Time comunque è un capitolo secondario che purtroppo non viene ricordato così tanto. Vuoi anche perché non hanno fatto la remastered, la versione 3DS, come hanno fatto anche per appunto Superstar Saga e Bowser Inside Story. E un po' ne capisco il motivo, perché a livello comunque, non lo so, forse anche di epicità e anche solo di gameplay, dei tre principali è quello meno impattante, è anche quello meno secondo me elaborato, nonostante abbia una meccanica che è superiore alle altre. Gestisci quattro personaggi invece che due, due e mezzo contando Bowser in Story, o uno e mezzo contando appunto Bowser in Story. Il problema qual è? È che sul 3DS tutti i capitoli, che siano appunto questi qua rimasterizzati, tranne questo appunto, sia i capitoli originali, quindi Paper Jam e Dream Team, io li ho visti veramente troppo semplici. Io, personalmente, giocatore di lunga data dei giochi originali, li trovo meno importanti, anche proprio a livello pratico, di questi qua. Cioè, questo, per come appunto detto, non è stato rimasterizzato, ha comunque delle meccaniche molto buone e valide, veramente valide. Il problema qual è? È che si vede, me ne sono accorto anch'io rigiocandolo, c'è molto meno elaborazione in questo capitolo. Vuoi appunto la quantità di strumenti, vuoi appunto la quantità di potenziamenti, quindi il tipo di potenziamento che dava il determinato vestito, il determinata spilla, c'è molto meno. Mentre in Superstar Saga tu hai vestito, la spilla più l'oggetto extra che ti dà un potere unico, ed è già fighissimo. Vabbè che Superstar Saga lo rompi con una sola spilla, ovvero quella dei funghi. In Bowser Inside Story hanno aggiunto invece le spille che si uniscono e fanno un potere unico, e quella è una meccanica interessante. In ogni caso, io mi sento di dire che questo titolo è sicuramente superiore a Dream Team e Paper Jam, anche se ancora non l'ho provato, ma siamo arrivati alla fine. Sono contento di essere riuscito a portare anche questo capitolo. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, signori, noi ci vediamo con Bowser Inside Story. Ciao a tutti!